Buongiorno a tutti, benvenuti a questa prima lezione introduttiva del corso di tecniche di programmazione per l'anno accademico 2019-2020, che per i motivi che voi tutti conoscete, noi tutti conosciamo, legati alla diffusione del coronavirus, purtroppo si dovrà svolgere almeno per le prime settimane in modalità teledidattica anziché in modalità, diciamo così, tradizionale nelle aule del Politecnico. Per questo motivo ho iniziato a preparare questa presentazione del corso sotto forma di video che sto condividendo con voi sulle varie piattaforme online, di cui adesso vedremo anche i dettagli, per permettervi di iniziare il corso nonostante le varie difficoltà che, diciamo così, questo periodo complicato ci sta ponendo di fronte. Quindi io sono Fulvio Corno, sono il docente di questo insegnamento di 10 crediti, denominato appunto Tecniche di Programmazione, e in questo primo video, in questa prima lezione, voglio raccontarvi un po' come sarà organizzato il corso, quali sono i contenuti che tratteremo e quali sono le modalità di svolgimento e di esame. Soprattutto dal punto di vista delle modalità pratiche, prendiamo ovviamente tutto con beneficio di inventario, perché dovremo stare di settimana in settimana ovviamente ad adeguarci in funzione di ciò che saranno le varie direttive sanitarie che arriveranno e dalle autorità governative e anche dal rettore del Politecnico. Ma al netto di questo, diciamo, tuffiamoci nei contenuti, iniziamo a parlare del corso. Allora, essenzialmente il corso, come dicevamo, è un corso di 10 crediti, voi state frequentando il terzo anno di ingegneria gestionale, e ciò che vi dirò e il materiale che vi presenterò, compresi i video, compresi slide, eccetera, sarà tutto disponibile su questo sito di cui qui indicato l'indirizzo breve http://bit.ly/tecne-progr. Ve lo dico subito come prima cosa, perché ovviamente è il punto di partenza, il punto di riferimento per tutto il materiale. Tutto ciò che vedrete, come regola generale, tutto ciò che vedrete passare da questo schermo, sia in aula o sia online, è comunque su quel sito, quindi non avrete mai bisogno di ricopiare, quindi potete dedicare la vostra attenzione essenzialmente i concetti, l'apprendimento dei concetti. Questo corso è tenuto da tre persone, a sei mani, tre persone diverse, io che sono il titolare, indicato qua, Fulvio Corno, e due collaboratori che sono Alberto Monge e Tatiana Tommasi, che mi aiuteranno sia sulla parte di laboratorio sia sulla parte di esercitazioni. Quindi queste tre persone si alterneranno, diciamo così, alla cattedra, anche se al momento la cattedra non ce l'abbiamo, e in laboratorio. Allora, questo è grosso modo il sommario della presentazione, diciamo, introduttiva del corso. Voglio partire raccontarvi quelli che sono gli obiettivi che ci siamo proposti quando abbiamo iniziato a definire i contenuti di questo corso. Essenzialmente io l'obiettivo del corso lo riassumo secondo così tre slogan, essenzialmente, che sono riportati in questa slide: problem solving, real world software and real world problems. Problem solving nel senso che in questo corso ovviamente è un corso di informatica, di programmazione, in cui sì, impareremo qualche tecnica di programmazione in più, così come dice giustamente il nome del corso, ma soprattutto impareremo ad applicare le cose che abbiamo già anche visto per strada. Quindi non più l'informatica fine a apprendere un qualche linguaggio di programmazione, una qualche tecnologia, bensì a applicare quello che abbiamo imparato in informatica a affrontare, analizzare e magari risolvere dei problemi concreti. Problemi concreti, arrivo all'ultimo punto, magari problemi concreti anche tratti dal mondo gestionale, visto che voi siete o sarete ingegneri gestionali. Quindi cercheremo anche negli esercizi che proponiamo non inventarci il problema accademico, l'esercizio puramente scolastico, ma andare a risolvere i problemi che abbiano una certa rilevanza, una certa attinenza anche in campo gestionale, e soprattutto abituandoci a lavorare con dei dati reali, con dei dati veri.
quindi non lavoreremo, non faremo un programmino che lavora su quattro dati messi in croce, inventati così tanto per fare l'esame, ma andremo a scaricare da internet, che era quella, chiaramente quella risorsa infinita di informazioni, andremo proprio anche a scaricare dei dati reali, dei database reali con i quali lavoreremo. E l'altro obiettivo che qua ho utilizzato come real world software è quello di abituarci in certo senso a usare sia i metodi di lavoro in piccolo, per carità, sia anche gli strumenti si usano nel mondo reale, quindi anche gli strumenti software nel mondo reale, e con la possibilità di costruire anche applicazioni software che, fatemi dire, non facciano troppo schifo, nel senso che siano a grosso modo compatibili con quello che ci si aspetta dal mondo lavorativo, a partire semplicemente banalmente dall'aspetto grafico. Comunque costruiamo anche applicazioni che abbiano una modalità di interazione, diciamo, grafica intuitiva per gli utenti finali della nostra applicazione. Allora, questi tre capisaldi, questi tre macro obiettivi sono qui declinati in una serie di argomenti che toccheremo durante il corso. Quindi, come vedete, nel primo blocco non entro nel dettaglio perché molte di queste cose sono sigle o definizioni che a voi non dicono ancora nulla, ma vi assicuro che tra 100 ore ne saprete molto di più. Nella parte di problem solving vedremo soprattutto delle tecniche di algoritmi, nuovi tipologie di algoritmi, in particolare la ricorsione, che è un metodo di approccio ai problemi particolarmente utile e tutto sommato anche cognitivamente abbastanza complesso, e una serie di strutture dati che si usano, diciamo così, correntemente nella rappresentazione dei problemi, nella risoluzione dei problemi. Nella parte di sviluppo di software useremo delle librerie, che sono, come dicevo, delle librerie sia grafiche che di accesso alle basi dati, eccetera, che sono, diciamo così, normalmente utilizzate, e soprattutto impareremo anche un po' degli strumenti, almeno a un livello superficiale, degli strumenti di sviluppo collaborativo, perché ovviamente nessun progetto software è mai svolto da una sola persona, e quindi servono, e impareremo un pochino a usare gli strumenti che permettono di lavorare in più persone sullo stesso progetto, in particolare sul sistema GitHub, che è un sistema di controllo delle versioni del software. E poi, come dicevo, questi due aspetti, algoritmici e strumenti, tool e librerie, cercheremo di applicarli a dei casi di studio realistici. Quindi l'obiettivo è quello di affrontare i problemi attraverso approcci algoritmici. Cioè, mi piacerebbe che l'ingegnere gestionale che diventerete valuti, quando sarà sul posto di lavoro, che un determinato problema, una determinata analisi, una determinata scelta di tipo gestionale, magari la posso affrontare anche attraverso i metodi informatici, qui non solamente magari attraverso i metodi che imparate nei corsi di organizzazione, nei corsi di gestione, eccetera eccetera, ma anche attraverso la modellazione del problema in termini informatici e la risoluzione di questo problema, appunto, con un software, essenzialmente. Ovviamente parlare di dati, l'altro aspetto è che quello di parlare di dati reali si porta dietro, di conseguenza, a ragionare sull'efficienza, perché finché risolvo un problema con 10 dati è un conto, quando comincio ad avere magari 10.000 dati o 2 milioni di dati, allora l'efficienza, il tempo di esecuzione e soprattutto la bontà degli algoritmi scelti diventa sempre sempre più importante. E quindi da questo punto di vista vedremo anche alcuni aspetti, no? Faremo attenzione anche a qualche aspetto che finora nei corsi di programmazione sono stati un pochino trascurati. Per far questo ovviamente useremo le tecniche che già abbiamo appreso nei corsi di programmazione oggetti, e in più cercheremo anche di lavorare, qui si parla di applicazioni gradevoli, essenzialmente sull'aspetto grafico delle applicazioni. Ecco, questi aspetti qua ci fanno dire che questo corso, pur essendo un corso che contiene gli algoritmi, contiene la programmazione, non è per nulla uguale a ciò che fanno i vostri colleghi di ingegneria informatica nei corsi di algoritmi di programmazione, dove invece entrano all'interno della realizzazione delle strutture dati, mentre noi qui cercheremo di lavorare a un livello superiore, cioè lavorando con delle librerie già fatte, librerie già pronte, che però ci permettono di lavorare sul problema, non tanto sulla rappresentazione informatica dello stesso. Durante, detta così, è una frase che suona un po' sibillina, spero che durante lo svolgimento del corso, diciamo così, comprendiate il significato che intendiamo dare.
L'organizzazione didattica. L'organizzazione didattica del corso chiaramente si basa, o si baserebbe, o si potrebbe basare, non so quale termine usare, sul calendario delle lezioni che tutti conosciamo e pubblicato sul portale. Ovviamente questo calendario sarà valido nel momento in cui si potrà ricominciare a fare lezioni in aula, e quindi avremo queste ore del lunedì e del martedì come ore di lezione o esercitazione. Con questo corso non abbiamo nessuna distinzione formale tra lezioni e esercitazioni. Si spiega un concetto e immediatamente dopo o insieme alla spiegazione si svolgono già gli esercizi relativi a questo, gli esercizi di programmazione, no? Relativi a questo argomento. E poi abbiamo le ore del mercoledì che sono dedicate alle sezioni di laboratorio, 3 ore per la prima squadra, 3 ore per la seconda squadra. Il laboratorio, lo dirò meglio tra un attimo, è la parte più importante del corso, e anche qua per le prime settimane, quando non si potrà ancora accedere, fino a quando non si potrà accedere ai locali del Politecnico, ci inventeremo un modo di svolgere questo laboratorio in forma virtuale, in forma a distanza. Quindi questo è l'orario finale a cui speriamo di convergere il prima possibile. Nelle prime settimane, come dicevo, useremo gli strumenti che abbiamo a disposizione per cercare di compensare la mancanza fisica. In questo momento non vi so ancora dare tutti i dettagli esattamente di che strumenti utilizzeremo, a quali link collegarsi e così via, perché, diciamo così, via via anche la situazione nostra è in evoluzione. Per quanto riguarda appunto le tipologie di lezione, abbiamo le classiche lezioni e esercitazioni. Come dicevo, non sono distinte, ma sono complessivamente 4 ore e mezza a settimana in cui si intercalano, no, le lezioni e gli esercizi svolti in aula. Ecco, a questo scopo, quando saremo in aula, il suggerimento sarà di portare il proprio computer e così poter svolgere gli esercizi insieme al docente, passo passo. Oppure, come spesso capita, quelli più bravi di voi, voi siete più veloci di me a risolvere il problema, perché voi dovete solo risolvere l'esercizio, io devo anche spiegarlo nel frattempo, quindi c'è una sorta di gara. Ovviamente fino a quando non saremo in aula, il suggerimento vale lo stesso, anzi a maggior ragione, cioè siete a casa, è fondamentale che riusciate a provare gli esercizi e non solamente, tra virgolette, subire la lezione che vi arriverà in forma video. Quindi l'essere attivi nel provare a svolgere esercizi da soli, magari anche fermando il video, avendo a questo punto tutto il tempo per poterlo fare senza dover stare, diciamo così, ai tempi contingentati che ci sono in aula, è un suggerimento abbastanza forte che vi do. E queste lezioni, sì, adesso sono videoregistrate, le pubblicherò su YouTube, le pubblicherò sul portale didattica, ma anche quando ritorneremo in aula, tutte le lezioni in aula saranno comunque videoregistrate, quindi l'intero corso sarà videoregistrato a prescindere essenzialmente dalle varie modalità. Questa è stata un'esperienza molto positiva degli anni scorsi, di registrare la lezione mentre viene svolta in aula, che può essere rivista con calma da parte di tutti. Il laboratorio, stimato in 3 ore a settimana, sono 3 ore che o passerete a casa vostra a scervellarvi di fronte a un esercizio, oppure passerete in laboratorio al Politecnico a scervellarvi di nuovo di fronte a un esercizio, come dicevo, la parte più importante del corso, anche perché in realtà l'esame esattamente è dello stesso tipo delle esercitazioni che svolgeremo in laboratorio. Quindi svolgere esercizi in laboratorio è uguale, coincide a prepararsi per l'esame. Anche qua questo vale sicuramente nella prima parte del corso, ma varrà anche per tutto il semestre. Noi pubblicheremo il testo di un esercizio in anticipo, con qualche giorno prima rispetto al mercoledì del laboratorio. Tendenzialmente cercheremo di pubblicare il testo entro lunedì. Di solito si parte da un codice, da un progetto scritto in Java, di cui magari vediamo già delle parti svolte, e queste parti sono su questa piattaforma GitHub che nella prossima lezione impareremo a conoscere. E quindi attraverso GitHub potete scaricare il testo, scaricare un progetto di partenza e lavorare. Poi questa parola consegna, in realtà non prendetela come una consegna che dovete fare, ma un salvataggio da parte vostra dell'elaborato all'interno del vostro spazio su GitHub. Le soluzioni le pubblicheremo, degli esercizi che vi proponiamo, ma le pubblicheremo tardi, no? Questa è una continua lotta tra gli studenti che richiedono di poter visionare le soluzioni degli esercizi e io che sono abbastanza contrario, e quindi abbiamo trovato un compromesso, nel senso che le pubblico ma con un certo ritardo.
perché sono contrario a puntare troppo sulle soluzioni, no? Dell'esercitazione? Beh, per due motivi. Il primo motivo è che se la soluzione ce l'hai il giorno dopo, non hai l'incentivo a provarci a risolverlo, ma aspetti di vedere la soluzione fatta da un altro. E vedere una soluzione già fatta, chiaramente, ti priva dell'opportunità di imparare a risolverlo tu stesso. Quindi questa è la prima, diciamo così, motivazione un pochino paternalistica, ma tutto sommato una motivazione in cui credo. La seconda motivazione, forse più forte, è: questi sono esercizi di progetto, c'è un problema e dobbiamo inventarci il modo di risolverlo. È diverso da altri esami in cui, dato un problema, c'è una sequenza di passi da seguire per poi arrivare alla soluzione. Qui scopriremo che di soluzione non ce n'è una, ce ne sono 100, ce ne sono 1000 soluzioni diverse, tutte giuste, più altre probabilmente 10 miliardi di soluzioni sbagliate. E voi non dovete fissarvi su quella che è la soluzione che ho fatto io o che ha fatto qualcuno dei collaboratori del corso, ma dovete concentrarvi sulla soluzione che fate voi. Allora, se voi impostate un certo tipo di ragionamento e poi guardate la mia soluzione, che invece parte da un ragionamento diverso, ovviamente le due cose non convergeranno mai, ma lo sforzo che dovete fare non è di far convergere il vostro ragionamento sulla mia soluzione, ma di portare a termine il vostro ragionamento arrivando alla vostra soluzione. E poi, per carità, confrontate anche con la nostra. Ma la cosa più importante è che voi proviate a svolgere la vostra soluzione. Non ci riuscite? Chiamateci. Chiedete, fate domande in laboratorio, ci fate domande dopo l'aula, ci fate domande via mail, ci fate domande online, adesso troveremo i modi, vi daremo i contatti per poterlo fare, in modo che noi possiamo guardare che cosa state facendo. Aiutarvi nel vostro ragionamento, aiutarvi a capire gli eventuali errori nel vostro ragionamento, oppure come aiutarvi ad arrivare alla fine, diciamo così, dell'esercizio seguendo il vostro ragionamento. È molto più utile per voi piuttosto che non andare a vedere una soluzione fatta da un altro e cercare a posteriori di ricostruire il ragionamento che è stato fatto. Quindi le soluzioni gli esercizi sono importanti se si costruiscono insieme. Se in aula risolviamo l'esercizio insieme, ottimo, perché poi abbiamo un problema, abbiamo fatto però insieme un percorso, un ragionamento che abbiamo discusso e poi abbiamo costruito la soluzione. La soluzione messa lì perde tutto questo aspetto, diciamo così, del ragionamento, e è abbastanza povera dal punto di vista del contenuto formativo. Dal punto di vista dell'organizzazione, quando magari questa parte qui la riprendiamo più avanti, quando potremo andare in laboratorio fisicamente, quindi ci si organizzerà con le squadre, due squadre a 3 ore ciascuna, eccetera, eccetera. Però mi sembra assolutamente prematuro parlare di queste cose in questo momento. Come vi dicevo, lezioni e esercitazioni saranno registrate e messe a disposizione. Allora, le registrazioni che posso fare in ufficio, diciamo così, un'attrezzatura un pochino più comoda, per cui si riesce anche a condividere il video, non che sia particolarmente gradevole, del docente che parla, ma la cosa importante è chiaramente che ci sarà l'audio della lezione e il video del computer, quindi le slide, i programmi svolti, eccetera, eccetera. Normalmente le lezioni vengono pubblicate subito dopo la lezione, qui scrivo 24-48 ore, ma di solito dopo mezz'ora, quasi sempre, del termine della lezione a carico, perché così non mi dimentico essenzialmente, e poi con qualche giorno di ritardo, perché ci sono sempre i meccanismi di pubblicazione sul portale, che uno o due giorni dopo, tipicamente la stessa lezione la potrete trovare anche sul portale della didattica e quindi anche sull'app del Politecnico. Questa frase la metto, diciamo così, per garanzia, nel senso che può esserci il giorno in cui qualcosa va storto, si strappa il filo del microfono e quindi metà della lezione è muta. Vi chiedo già scusa in anticipo se dovessero capitare qualche problema. Ovviamente in questo semestre in particolare gli studenti che non possono frequentare, all'inizio tutti perché nessuno di voi può venire in aula, ma più avanti non sapremo come evolverà la situazione, avrò un'attenzione particolare a fare in modo che non manchi mai nessun materiale agli studenti. Ecco, in particolare noi abbiamo il vantaggio che già negli anni passati le videoregistrazioni sono state fatte, e quindi per molte lezioni in realtà abbiamo già la videolezione dell'anno scorso, che potremo a volte riutilizzare, a volte fare riferimento per evitare di ripetere cose che già ci sono online.
però questo, diciamo così, lo costruiremo insieme, nel senso che di settimana in settimana ci saranno alcune lezioni nuove, alcune lezioni riprese dal passato, dagli anni scorsi, e che vi indicherò poi con precisione quale lezione andare a seguire per costruire insieme, diciamo, il percorso di questo semestre, un pochino ad ostacoli. Come vi dicevo, tutto il materiale didattico è disponibile su questo sito internet, che se vogliamo possiamo aprire insieme. Adesso siamo inizio semestre, quindi è tendenzialmente vuota questa pagina web. Adesso arriva, ecco qua, dove oltre alle informazioni iniziali, che per carità sono abbastanza scarne, troverete una parte col materiale dove via via verranno pubblicate le slide. Adesso ci sono già le slide di introduzione al corso, cioè quelle che vi sto raccontando al momento sono già sul sito. Ci sarà una sezione in cui ci sono video lezioni prese da YouTube, al momento è vuota, ma al termine di questa lezione saranno già pubblicate, e ci saranno una sezione che io chiamo registro, dove via via che svolgiamo le lezioni verrà indicato il titolo della lezione e il materiale didattico corrispondente, quindi se siano slide, se siano progetti su GitHub, eccetera, e vengono poi pubblicati anche qua i link ai video, che sono gli stessi essenzialmente. Quindi qui avete una vista cronologica delle varie lezioni, e appena si capirà, sarà un pochino assestata la modalità didattica, di solito cerco di mettere anche le lezioni della settimana successiva, in modo che voi sappiate organizzare. Esiste poi una sezione esame nella quale sono raccolti tutti i temi d'esame che sono stati svolti per questo corso. Ovviamente conviene sempre, quando comincerete a fare esercizi d'esame, conviene sempre partire da quelli più recenti, perché gli argomenti del corso un pochino si sono evoluti nel corso dell'anno. Ripartiamo da qui. Quindi, oltre alla modalità d'esame, uno strumento fondamentale per svolgere i laboratori è il cosiddetto GitHub. GitHub è una piattaforma che serve per condividere il codice sorgente di progetti di vario tipo. È uno strumento usato nel mondo professionale, usato da tutti i programmatori, lo conoscono, e quindi noi nel nostro piccolo impareremo a utilizzarlo per i nostri progetti. All'interno di GitHub abbiamo creato un'area, nel loro gergo si chiama un organization, che si chiama TDP 2020, Tecniche di Programmazione 2020, all'interno della quale noi pubblicheremo tutto il materiale del corso, tutti gli esercizi, i testi di laboratorio e così via. Entrando più nel dettaglio, quindi, materiali e strumenti, qual è il materiale di studio che ci serve? Beh, innanzitutto io do per scontato, in modo abbastanza pesante, che voi abbiate una buona o molto buona conoscenza di questi due corsi. Programmazione d'oggetti, quindi Java. In questo corso usiamo Java e diamo per scontato che voi sappiate già che cos'è una classe, che cos'è una collection, che cos'è un metodo e cose di questo genere. Quindi chi è debole di Java o chi per qualche motivo scellerato non ha seguito quel corso, cerchi di recuperare questa parte. Il secondo corso fondamentale è quello di basi di dati. Noi useremo, costruiremo delle applicazioni software che ovviamente usano dei dati presi da qualche base dati, e quindi la capacità di interrogare una base dati è un prerequisito fondamentale. Noi faremo delle interrogazioni che non sono così complicate come quelle che avete visto all'esame, però non abbiamo neanche una specifica così precisa. Mentre all'esame di base di dati vi dicevano fai un'interrogazione che vada a recuperare esattamente questi dati, no? In un modo anche molto contorto e arzigogolato, invece qui no. Noi siamo noi che dobbiamo inventarci o chiederci quali dati ci servono. Questo è l'aspetto progettuale che salta fuori essenzialmente. Però questi due corsi, se non li avete ben presenti o se li avete un pochino dimenticati, sono sicuramente da riprendere. E poi, fatto questo, saranno questi due materiali fondamentali: un computer e un cervello che tutti voi avete. C'è la possibilità di ragionare insieme sui programmi che risolviamo. Questo non è un corso che si può studiare sulla carta, non è un corso che si risolve sulla carta, non è un corso che si risolve studiando centinaia o migliaia di pagine.
è un corso che si risolve spaccandosi il cervello davanti al computer, provando a risolvere problemi, risolvere esercizi. Questa è l'unica modalità. E poi ovviamente abbiamo tutta una serie di ausili, libri, Google, Stack Overflow, le documentazioni, il debugger, questo mostriciattolo che c'è qua in basso a destra, l'icona del debugger di Eclipse. Ma questi sono ausili in più, essenzialmente. La cosa fondamentale è, per quello che dicevo, il laboratorio è la parte più importante, è mettersi in gioco e provare a risolvere gli esercizi con i metodi che via via impareremo, ovviamente. Vi indicherò anche, poi ovviamente ci sono le documentazioni sotto forma di slide, vi metterò anche indicazione magari di alcuni testi da leggere di approfondimento, ma questi sono, come dicevo, degli ausili in più rispetto al percorso principale, cioè fare esercizi e provare a capire gli esercizi. Il materiale che metto a disposizione, ovviamente, come dicevo, sono tutte le slide delle lezioni, che per comodità mia sono svolte in inglese, il corso in italiano fa lo stesso, le slide sono in inglese, e il primo che si lamenta verrà fucilato sulla piazza, perché ovviamente la conoscenza dell'inglese è basilare per qualunque ingegnere, in particolare anche i gestionali sicuramente non fanno eccezione. Vi metterò a disposizione tutti gli esercizi, nel senso che quando sviluppiamo un esercizio in aula, io lo sviluppo e contemporaneamente lo pubblico su GitHub, su questa piattaforma GitHub che, come vi dicevo, la prossima volta impareremo a usare, e quindi voi potrete vedere il codice, scaricare il codice che abbiamo fatto insieme in aula. Quindi anche qua, ancora una volta, non dovete perdere tempo o concentrazione a ricopiare il codice che io scrivo sulle slide, perché sapete che ce l'avrete lì, no? Ce l'avrete lì. E molto spesso per alcuni esercizi distribuiremo magari anche prima un codice di partenza, che noi così in gergo chiamiamo progetto base, poi ci lavoriamo e alla fine ci sarà poi la soluzione. Ecco, l'altro materiale ovviamente sono i video, gli screencast delle lezioni, sia in aula che quelle, diciamo così, registrate in ufficio come questa, saranno tutte comunque pubblicate sul sito. Se qualcuno si trovasse meglio invece a studiare sui libri, questi sono alcuni suggerimenti di testi a cui potete fare riferimento. Sono testi da cui sono state prese anche parte delle lezioni, però, diciamo così, non è essenziale per quanto riguarda lo svolgimento del programma andare a dotarsi di questi testi. Se poi avete bisogno di ulteriori dettagli, ulteriori informazioni, potete chiedermi. E poi ci sono gli strumenti software, ovviamente. Gli strumenti di software per la programmazione è Java, e noi cercheremo quest'anno di aggiornarci alla versione 11 di Java, che è un po' modificata rispetto agli anni precedenti, rispetto alla versione 8 che avete usato a tecniche di programmazione. Non è molto diversa, semplicemente dal punto di vista della programmazione non cambia quasi nulla per le cose che dobbiamo fare noi, ovviamente. Dal punto di vista dell'installazione invece cambia un pochino, ma per questo ho pubblicato sul sito un documento apposito di istruzioni passo passo per installare sia per Windows sia per Mac tutti i tool che ci servono. Questo altro SimBuilder è un programma che ci permette di disegnare le interfacce grafiche. Ovviamente Eclipse come ambiente di programmazione, dico ovviamente perché già lo conoscete, ma in realtà non è l'unico ovviamente al mondo che esista. Un database, lavoreremo con un server di database che è tendenzialmente MySQL, o io preferisco usare MariaDB, che è anche più semplice da installare, che è una versione, diciamo così, libera, indipendente rispetto a MySQL, ma è del tutto compatibile. E quindi impareremo a fare le query non solamente, diciamo così, sulla carta, ma sul database reale, quindi dovremo anche un pochino imparare a gestirlo. Tra l'altro questa parte qua di MySQL è in comune, è lo stesso, diciamo così, competenza o strumento che ci serve, che vi servirà nel corso del professor Lioi di RT calcolatori e programmazione web, quindi è una parte comune ad entrambi i corsi che seguirete in questo semestre. Poi useremo delle librerie, come vi dicevo, noi non programmiamo a basso livello, cerchiamo di programmare ad alto livello, sfruttando delle librerie esistenti ovunque possibile. E facendo in modo che l'ambiente di sviluppo che andiamo a creare sia compatibile con i vari sistemi operativi che potrete avere sui vostri computer. GitHub, poi entreremo in dettaglio, ma comincio a darvi un'indicazione: dovete iscrivervi e creare un account a GitHub entro mercoledì, perché mercoledì è la data del primo laboratorio, quindi quando faremo il primo laboratorio dovrete già avere un account su questa piattaforma GitHub. Come fare? Beh, ci si collega al sito github.com,
semplicemente si crea un account identificando uno username e una password. Un suggerimento, lo username che scegliete, sceglietelo per il futuro. Cioè, molto spesso per chi lavora nel settore informatico, la propria pagina GitHub è una sorta di curriculum, perché lì dentro ci vanno a finire i progetti su cui io lavoro. È un po' come un creativo che ha il proprio portfolio di opere, e quel nostro portfolio è la pagina GitHub. Quindi il mio consiglio è: non usate come username la matricola da studente, perché magari tra 10 anni quella pagina GitHub la usate ancora e la matricola da studente non vi significa più nulla. Quindi usate un nome, no, che sia significativo di voi stessi. Però quando vi registrate, oltre al username, vi chiede anche la mail. Allora invece vi consiglio di usare la mail del Politecnico, perché a questo punto GitHub vi riconosce come studenti e applica tutta una serie di sconti che sono riservati appunto al mondo educational, e quindi in particolare agli studenti. Ovviamente questa mail poi potrà essere cambiata quando non sarete più studenti, oppure quando cambierete la matricola, vi auguro l'anno prossimo, potrà essere cambiata e aggiornarsi, ma lo username invece vi rimane, rimane costante e ve lo portate avanti. Quindi per ora iniziate a creare un account e poi impareremo insieme a usare questa piattaforma. Due parole sull'esame, che ovviamente non è un'introduzione al corso se non parliamo anche di come finisce, di come si esce da questo corso, non solamente come si entra. L'esame, per tutto quanto detto, sembra ovvio che sia un esercizio di programmazione. Vi diamo un progetto di partenza in Eclipse, vi diamo un testo che vi chiede su questo progetto e su una certa base dati, che è già specificata nel testo, di realizzare un'applicazione. Un'applicazione che svolga certe cose, che dal punto di vista algoritmico implementi certe ottimizzazioni, calcoli certi risultati e interagisca con l'utente attraverso un'interfaccia grafica in certe modalità. Questo sarà la consegna dell'esame, quindi vi scaricate il progetto base, leggete il testo e lavorate per realizzare la soluzione di questo testo. Lavorate per 2 ore, avete 2 ore di tempo. L'esame si svolge in laboratorio. In laboratorio, quindi laboratorio lab dei gestionali, e durante l'esame avrete accesso a tutto il materiale che volete. Potete consultare internet, potete fare delle ricerche su Google, eccetera, perché ricercare l'informazione che serve è uno skill fondamentale, diciamo così, del programmatore o del problem solving. Non c'è molto valore nel ricordare a memoria esattamente tutte le librerie e tutti i metodi, oppure avere un elenco ristretto di metodi e poter usare solamente questi. E voi avete la possibilità di interrogare internet intera, cosa che non è poi così scontata, nel senso che in alcuni casi ho già visto che studenti non riuscivano a trovare informazioni, seppur fossero disponibili, perché magari usavano le parole chiave di ricerca sbagliate, quindi non è tutto scontato. Soprattutto se cercate qualcosa relativo alla programmazione, cercatelo in inglese e non in italiano, perché le risorse sono molto di più e spesso è più facile trovare materiale di alta qualità. Questo lo potete fare durante l'esame, ma anche durante tutti i laboratori, no? Lavoreremo nello stesso modo. Quindi i laboratori, come vi dicevo prima, ci preparano per l'esame, perché ci preparano a lavorare come l'esame. Il laboratorio anch'esso è impostato nello stesso modo: un progetto base, una consegna da sviluppare e il tempo per poter sviluppare. Per quanto riguarda la valutazione, l'esame sarà scissa in 2 punti, ogni esercizio avrà 2 punti, che con tanta fantasia ho chiamato punto 1 e punto 2. Punto 1 è un punto obbligatorio, bisogna arrivare fino a lì. Questo punto viene valutato direttamente in laboratorio, quindi c'è proprio un esercizio d'esame, sarà 1 fai queste cose, 2 fai quest'altra cosa. Nel punto 1 di solito si tratta di leggere i dati, lavorarli, costruire un grafo e fare qualche piccola elaborazione sul grafo. Cose che dal punto di vista della complessità del programma stanno nella prima metà del corso, forse anche meno, quindi meno della metà del corso. Questa parte qui viene valutata fino a 20-21 punti, dipende poi dalla difficoltà di appello in appello, e noi ne facciamo una valutazione direttamente in laboratorio, quindi alla fine della prova passiamo computer per computer a valutare se il punto 1 funziona. Se funziona, bene. Se non funziona, l'esame non è superato. Se funziona il punto 1, allora andiamo a valutare anche ciò che avete fatto per quanto riguarda il secondo esercizio, che è una continuazione del primo, non è un esercizio separato, no? Sono funzionalità in più che si aggiungono rispetto a quelle del punto 1.
In questo caso, mentre sul punto 1 pretendiamo che funzioni correttamente, quindi non dia errori e non dia risultati sbagliati, altrimenti l'esame non è superato, come dicevo è un valore, è un punto obbligatorio di minima, questa valutazione on off, passato o non passato, se è passato bene, se non è passato invece devi ripresentarti, se è passato andiamo a vedere se avete fatto qualcosa nel punto 2 e in quel caso lo andiamo a valutare. Per il punto 2 non pretendiamo che funzioni, in 2 ore di esame non si riesce spesso a fare tutto perfettamente, ma andremo a vedere, a leggere il codice e a valutare nel merito. Quindi mentre riguardo il punto 1 il codice praticamente non lo guardiamo, lo guardiamo proprio solo se ci sono degli errori minimi per capire quali sono, e il punto 2 invece andiamo ad analizzare il codice che avete scritto e a valutarlo anche dal punto di vista dell'impostazione algoritmica e del ragionamento che avete fatto, mentre non è così importante che funzioni perfettamente senza bachi il punto 2, perché richiederebbe comunque più tempo per essere completato. Poi ci sono delle regole d'esame dettagliate che sono disponibili sul sito, che vi spiegano poi come funziona l'esame, che funziona attraverso tutto un flowchart di vari momenti, ingresso, uscita, tempo di preparazione, che riprenderemo ovviamente prima della fine dell'esame, ma se qualcuno è curioso può andarselo già a studiare sul sito del corso. Il corso, vi metto solamente 2 slide sulle statistiche dei voti per commentarle. Questa slide ci fa solamente vedere che è più facile, 10%, c'è uno scarto di 10% tra queste due colonne, è più facile passare l'esame se lo passate al primo anno piuttosto che se lo rimandate all'anno successivo. Questo se voglio, io lo leggo come un segnale che seguire il corso e svolgere i laboratori che sono proposti vi dà un plus, vi dà ovviamente una buona opportunità di passare più facilmente l'esame. L'altro grafico che voglio farvi vedere, che avete ovviamente già visto perché lo so che andate a curiosare tutti i corsi e le varie statistiche, è il dettaglio dei voti degli esami superati. Allora, io ho 2 cluster di solito di voti. Il primo cluster sui voti molto alti, dal 28 in su, e l'altro cluster sui voti molto bassi, tendenzialmente 18, 19, 20, qualche 21, 22. Questo identifica gli studenti che si preparano per l'esame e gli studenti che, vista la modalità d'esame, si preparano per il 18. Ecco, a me dispiace abbastanza che ci siano degli studenti che si preparano per la modalità, come dicevo prima, punto 1, quindi studenti che decidono di studiare solamente per questa parte, è a forte rischio, nel senso che se voi vi preparate per il punto 1 ignorando le parti di programma che è relativo al punto 2, se poi fate un errore da 20 si fa in fretta a scendere sotto il 18. Quindi il mio consiglio, diciamo così sincero, è preparatevi per tutto l'esame, no? Poi vi accorgerete che se vi preparate per la parte più difficile, la prima parte vi viene facile, in automatico. Mentre invece se vi preparate solamente su questa parte, troverete più difficile, avrete un voto misero, diciamo abbastanza basso, e avrete un buon rischio di non superare l'esame. So già che questo consiglio rischia di essere perso nel nulla, ma mi sento ogni anno di volerlo fare, sperando che questa curva si sposti il più possibile a destra. No, non mi dispiacerebbe che si spostasse più a destra. Va bene, io con questo concludo questa introduzione, con questa slide nella quale ci sono i contatti dei vari docenti, in particolare i contatti via mail, visto che in questo periodo non ci riusciremo a vedere frequentemente di persona, e con questo, diciamo così, chiudo la presentazione e vi rimando al materiale che ci sarà sul sito, nel quale saranno indicate sia le lezioni, le video lezioni successive, sia anche gli appuntamenti nei quali potremo anche attraverso una piattaforma online riuscire anche a dialogare, potrò riuscire a rispondere alle vostre domande, fare esercizi insieme, e quello che riusciremo, diciamo così, a gestire in questa modalità online, sperando di poterci incontrare di persona il prima possibile al Politecnico. Grazie e arrivederci a presto.